Maltempo, disagi in tutta la Calabria, stagione finita per i vacanzieri. Sequestrato il canyon della morte, adesso la parola passa alla magistratura. Saviano Ariace a difesa del sindaco lucano. Palmi, il nuovo ospedale, dovrà attendere slitta il progetto. Festival Jazz, ieri grande chiusura al Teatro al Castello. Caolonia Tarantella Festival, buona la prima, sonorità anche celtiche con Evia. Bentrovati, è il giornale di Telemia. Nelle ultime ore abbondanti precipitazioni su tutto il territorio regionale, con alcuni punti di criticità. Andiamo a Nella Regina e facciamo un primo bilancio dei danni. Un violento nubifragio e la città di Reggio Calabria ieri nel primissimo pomeriggio è subito finita sott'acqua, interrotto il traffico ferroviario nella tratta Reggio Calabria Centrale-Villa San Giovanni per l'allagamento della galleria che conduce alla stazione Lido. Tombini che esplodevano, caditoie ostruite che trasformavano le strade in piscina in cui galleggiavano cumuli di spazzatura fino all'imbocco dell'autostrada, carambole ed incidenti stradali, l'ennesimo albero piombato giù lungo la via Marina, cittadini nel panico, bloccati per strada con l'acqua che arrivava agli specchietti retrovisori, centinaia di richieste di interventi alle forze dell'ordine e la temporanea chiusura del Museo Archeologico Nazionale, dove sono ospitati i bronzi di Riace, causa allagamento degli scantinati, dove sono custoditi reperti che ancora devono trovare collocazione. E questo è il bilancio di un'ordinaria giornata di pioggia in riva allo stretto, dove le 12.500 caditoie presenti sul territorio comunale sono abbandonate a loro stesse e manutentate solo su chiamata quando vengono fatte le manutenzioni del manto stradale, ed allora gli si dà una sistematina. Una situazione che rischia, complice l'ormai sistematica instabilità climatica, di diventare oltremodo fuori controllo e di far scrivere ben altri bilanci. Per contrastare gli effetti del maltempo si è tenuto un vertice ieri in prefettura. A partecipare alle operazioni sulle strade cittadine, oltre alla polizia municipale, hanno operato personale e mezzi dei vigili del fuoco, dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato e della Polstrada. I vigili del fuoco hanno anche tratto in salvo una persona che era rimasta bloccata in macchina nella zona sud in via Stadio a Valle. Alcuni tratti di strada crollano nel Catanzarese, anche lì parecchi danni. Il maltempo continua a non dare tregua alla Calabria. Accanto a Reggio una violente tromba d'aria si è abbattuta nella notte sulla costa catanzarese, provocando numerosi danni specialmente sul lungomare del quartiere Lido, dove sono stati scoperchiati i tetti di alcune abitazioni e distrutto uno stabilimento balneare. I detriti portati dal vento hanno danneggiato anche alcune auto parcheggiate nei pressi. Sul posto sono subito intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Intanto il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, e il presidente del Consiglio Comunale, Marco Polimeni, dopo aver richiesto una dettagliata relazione sullo stato dei luoghi ai tecnici e agli assessori competenti, hanno fatto sapere che fin dalle prime ore del mattino la macchina comunale si è messa in moto per mettere in sicurezza l'area del lungomare colpita maggiormente dalla pioggia. Presenti sul posto, insieme ai vigili del fuoco, l'assessore e il dirigente del settore gestione del territorio Franco Longo e Guido Bisceglia, oltre a diversi consiglieri comunali. Ondata di maltempo anche nel vicino territorio di Roccelletta di Borgia, con un albero che si è abbattuto su un'abitazione impedendo ai residenti di uscire. Fango e detriti hanno poi rallentato il traffico sulla statale 106. L'amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, ha reso noto che non si sono registrati danni a persone. Anche qui, nell'immediato sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona in seguito alla caduta degli alberi. Intanto tutti i cittadini che gravitano nella località colpita sono stati invitati a evitare di sostare sulle coste esposte o nelle zone alberate, in particolare nella pineta Frangivento. Continuano i controlli sul territorio da parte dei vigili urbani e del personale dell'ufficio tecnico per verificare se insistono sul territorio ulteriori danni. Ancora a proposito di maltempo, torniamo a Reggio Calabria e sentiamo testimonianze di persone particolarmente colpite dalle abbondanti avversità atmosferiche. Non vengono puliti i tombini, succede questo secondo lei? Cioè, dobbiamo fare noi di tutti del condominio, ci uniamo ogni quando piove e dobbiamo fare questo lavoro. Ringraziamo i nostri politici.
Purtroppo non vengono pulite anche di fuori, le erbacce, compagnia bella, tappano i tombini. Anche quel signore sta facendo lo stesso lavoro. Guarda, bastano 10 minuti, soltanto 10 minuti d'acqua, e prima che arrivassi tu con la telecamera, qua era pieno, completamente pieno, l'acqua è arrivata anche all'interno. Abbiamo la tromba dell'ascensore che è piena zeppa d'acqua, infatti abbiamo chiamato i vigili del fuoco e adesso dobbiamo vedere come risolvere. E siamo sempre inguaiati. Questa è una storia che dura da 20 anni, non è un giorno. Sempre nella stessa situazione, gli sgabuzzini allagati, la tromba dell'ascensore allagata, non possiamo fare uso degli ascensori. Mia mamma abita al quarto piano, è anziana, le scale non le può fare, perciò si deve fare qualcosa. Non possiamo più andare avanti così. Perché la nostra politica non ha mai funzionato, perché qua c'era un canalone naturale, tutte le acque piovane andavano a finire a mare. I signori politici gli hanno dato il permesso di costruire quel palazzo, hanno fatto là, è più alto almeno un metro, e hanno fatto una diga, e qua siamo nella diga. Io ci ho rimesso 10 macchine, sì, 10 macchine, ogni volta che piove io ci rimetto 2 macchine. Se il sindaco mi dirà un giorno dove io posso parcheggiare le macchine, spero che un giorno mi darà risposta. È sempre la stessa situazione qui. Nessuno viene, non si prendono provvedimenti. È un danno, cioè. Sì, ogni volta. Questi danni che li paga poi? Beh, niente, ancora sono in causa, non mi ha risposto nessuno. La volta scorsa ho circa 150.000 euro di danni. Questa volta minori, perché ho fatto le paratie, però sopra dei livelli. Questa è la situazione ogni volta che piove qui. Sempre. Lavoro che. Sempre. 10 minuti e qua proprio una cosa incredibile, guarda. All'interno c'è un ferito? C'è un ferito all'interno pure, sì. Si è fatto male, perché si è sfondata la porta. La forza dell'acqua, 1 metro di acqua dentro. Guarda tutti questi magazzini, sono inservibili. Danni, centinaia di migliaia di danni. Siete indignati questa zona? Come? Nessuno interviene, a un anno dall'altro alluvione, poi si ripete la stessa storia. Sempre la stessa storia qua. Appena c'è un po' di acqua, la stessa storia. Comunque sono anni, reclamiamo sempre, però anni. Bomba del gas, c'è di tutto qui. C'è di tutto c'è. Questa sarebbe la pompa che deve andare ancora l'acqua dall'alto piovano. No, hanno incominciato a togliere le buste e l'acqua se n'è andata. Bombole di gas, c'è di tutto. Fatti un giro, fai un giro qua, guarda quel magazzino nuovo, adesso là, nemmeno terminato. Che vendevano lì? Qua c'era degli animali, lavavano. No, nemmeno tutto terminato. Fatto nuovo, è già da rifare tutto. Da rifare tutto. Ancora da completare. 1 metro di acqua. Un anno. E guardate qua. Chi ci paga tutti questi danni? Nessuno. E dentro, se entrate dentro in casa, quello che ho. Quanto è arrivata l'acqua? Ce n'è più dentro anziché a mare. Sono qua. Vedi. Guardate quello che c'è. Anche la grigliottina. Volta abbiamo ripreso questa abitazione. Sì, sì. Guardate cosa ci abbiamo dentro. L'immane. Ce la fai aprirla? Sì. Perché non ci vuole? Saranno ciò quanti secchi che abbiamo tirato fuori, guardi. Guardi qua che macello. Quindi l'acqua dentro casa? Ogni volta. Ma nessuno prende provvedimento, nessuno. E certo, poi devono spendere soldi, così ci fregano i nostri soldi. Abbiamo avuto 10 centimetri di acqua dentro casa, abbiamo quasi terminato adesso, potete tranquillamente vedere che la situazione dentro casa non è per niente tranquilla ed è praticamente assurdo, visto che siamo nella città più tassata d'Italia, dove siamo massacrati in tasse e tutto quanto, e poi ci ritroviamo con tombini che saltano, asfalto distrutto e le case allagate. Prima volta che siamo... è una città. No, non è la prima volta che succede, assolutamente no, magari fosse la prima volta.
Signora, se l'ha vista è brutta lei, no? Perché l'acqua è entrata dentro casa. L'acqua. Certo che me la sono vista è brutta, perché mio marito mi andava su perché è anziano, se ne esce con l'acqua vette a casa sbaglio. Ma di paura? Paura. Intanto, guardate la strada come è combinata, la strada a cane, non è che me ne esce dalla tele regione. Non ci telefonai ai vigili, oh. Mi vengono qualcosa, perché se arriva non ho malo tempo, ma finiamo di sdrupa a casa. E torniamo alle morti del Raganello. Andiamo a Civita, sequestrato il canyon della morte. Il Raganello da ieri è il corpo di reato più lungo d'Italia. La procura di Castroville ha firmato il decreto di sequestro probatorio dell'intera area attraversata dal torrente Killer, che lunedì ha seminato la morte tra gli escursionisti. Il decreto, firmato dal procuratore Eugenio Facciolla, è stato notificato ai sindaci dei 4 comuni attraversati dal corso d'acqua: Civita, San Lorenzo Bellizzi, Francavilla Marittima e Cerchiara di Calabria. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, ipotizzando i reati di omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d'atti d'ufficio. Due, le domande ricorrenti. Chi doveva occuparsi della sicurezza? Poteva essere prevista l'onda di piena che ha scagliato uomini e donne, anche dei bambini, a diversi chilometri di distanza dal Ponte del Diavolo? A breve, almeno così, è emerso lunedì sera, vale a dire nell'incontro che il sindaco Tocci ha avuto in prefettura a Cosenza, dovrebbero partire due procedimenti, uno di natura amministrativa sollecitato dal ministro Sergio Costa e uno penale. Ore difficili soprattutto per il sindaco di Civita, Alessandro Tocci. Sul tavolo ci sono soprattutto le critiche sulla sicurezza necessaria per entrare all'interno del canyon, principale polo attrattore di Civita col famigerato Ponte del Diavolo. Già lunedì scorso, ha precisato Tocci, abbiamo consegnato il nostro piano di protezione civile, un'ordinanza del 1997, che riguarda la fruizione delle gole del Raganello, e un'altra delibera, in pratica il regolamento approvato in consiglio comunale con una piccola postilla riguardante i decreti attuativi. Quel che resta da capire, insomma, è se vi sia stata negligenza e inosservanza delle regole di sicurezza da parte dei vari enti. Ci sono dei ponti sotto la lente di ingrandimento, sorvegliati speciali, tra questi il ponte Petrace. Tra allarmismo e dati certi, dopo la caduta del ponte Morandi a Genova, continua l'azione di monitoraggio di ponti, viadotti e cavalcavia in tutta la penisola. Tra questi era finito in una sorta di blacklist il ponte sul Petrace, che unisce Gioia Tauro a Palmi lungo la statale 18. Il Codacons, la combattiva associazione dei consumatori, l'aveva inserito in un elenco delle strutture italiane a rischio che necessitano di interventi urgenti. L'associazione aveva chiesto una verifica immediata sullo stato della sicurezza del ponte Petrace attraverso l'analisi e l'accertamento del genio militare. Ma constatare che la struttura era finita su questa sorta di lista nera redatta dal Codacons ha colto tutti un po' di sorpresa, anche perché l'opera infrastrutturale era stata interessata da una rilevante manutenzione straordinaria ultimata da qualche mese, precisamente nel maggio dello scorso anno, e le immagini che stiamo vedendo diffuse dalla stessa ANAS fanno vedere il ponte come era prima del restauro e come è oggi. La ristrutturazione del ponte è avvenuta grazie ad un progetto finanziato nell'ambito del cosiddetto decreto legge Sblocca Italia per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro e portato a termine dall'ANAS. La stessa società fa sapere che l'intervento è interessato. Il risanamento corticale delle porzioni strutturali degradate, attuato secondo diverse fasi, demolizione e idrodemolizione del cemento marcio per uno spessore tra i 3 e i 5 cm, passivazione per la protezione delle barre di armatura contenenti inibitori di corrosione, reintegro dei ferri d'armatura con barre d'acciaio, spinotti e staffe inghisate alla struttura, risanamento degli elementi strutturali attraverso l'impiego di malte speciali. In questo caso il Codacons forse non ha aggiornato la sua blacklist dei ponti da ristrutturare, ma questo non significa che l'opera in questione non debba essere tenuta sempre sotto controllo e monitorata allo stesso modo. Saviano ieri pomeriggio è stato a Riace e dalla parte del sindaco Domenico Lucano. Probabilmente dobbiamo invitare a boicottare il
questo momento gli ordini del Viminale perché sono ordini incostituzionali. L'occasione per Roberto Saviano è quella di visitare Riace, il paese calabrese diventato simbolo dell'accoglienza, ma in queste ore gli occhi sono puntati su 177 migranti a bordo della nave Diciotti, attraccata a Catania, che non ha il via libera da parte del Ministero dell'Interno per lo sbarco. Criminale tenere i migranti sulla nave in questo modo, è evidente, la legge, anzi spero che a questo punto le forze dell'ordine chiedano lo sbarco. Accanto a Mimmo Lucano, il sindaco rivoluzionario che con il suo modello ha ripopolato il borgo facendo rivivere case e antichi mestieri grazie all'arrivo dei migranti, Saviano parla di un'altra politica, quella del respingimento. Che se creiamo un precedente del genere, chiunque potrà essere fermato. Chiunque potrà essere fermato senza una richiesta della magistratura, solo perché, facendo così, attiviamo l'Europa. Noi non lo possiamo permettere. La legge, scrive il giornalista sui social, prevede che un soggetto possa rimanere nella disponibilità della polizia giudiziaria per 48 ore. Trascorso questo tempo senza convalida di un giudice, siamo al cospetto di un sequestro di persona. Fin quando continuerà l'atteggiamento eversivo di Salvini? Sì, tutta l'Europa deve gestire benissimo, non sulla vita delle persone. Ma la risposta di Salvini non tarda ad arrivare. Finisce l'estate e tornano le fesserie di Saviano. Vi era mancato, scrive il ministro su Facebook? A me no. Ma Saviano rincara. Se esistono ancora parlamentari degni di questo nome, vadano a Catania. Ma a Riace la situazione è diversa. Una piazza gremita, strette di mano, Saviano passeggia con Lucano tra le vie del borgo, parla con i migranti, visita le botteghe, un vero e proprio laboratorio di idee che rischia la liquidazione dopo il taglio dei fondi allo SPRAR da parte del Ministero. Ce l'hanno tanto con Riace, e non solo questo governo, ma anche il passato governo ha fatto molto poco per questa terra, perché ribalta completamente tutti i paradigmi con cui la propaganda politica ha avuto successo, cioè che il migrante è un problema, che l'Italia non può accogliere. Nei giorni scorsi, in segno di protesta, Riace il sciopero della fame. La raccolta fondi promossa dalla rete dei comuni solidali ha già toccato 100.000 euro, fondi arrivati da associazioni e comuni cittadini. Quello che è stato fatto è una vera e propria rivoluzione, un esperimento di una piccola comunità, ovviamente, che però dà direttive universali. C'è ora qualche messaggio pubblicitario, a tra poco per la seconda parte. Bentornati in seconda parte del TG, ci occupiamo di ospedali, siamo a Palmi, slitta il progetto di realizzazione. Era da scommetterci, la data della presentazione del progetto definitivo del nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro è slittata di 60 giorni per motivazioni di ordine tecnico-progettuali. La data del 22 agosto era stata enunciata con grande enfasi dallo stesso governatore Mario Oliverio nel corso di una visita alla città di Palmi nello scorso mese di maggio. La notizia dello slittamento l'ha riferita lo stesso sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio. Dalle interlocuzioni di questi giorni tra il sindaco e i responsabili della procedura della Regione Calabria sono infatti emersi gli ultimi aggiornamenti dello stato dei lavori riferiti al progetto definitivo a cura della società di ingegneria incaricata, fase di lavoro che prevede la redazione di circa 1300 elaborati grafici e altri descrittivi relativi agli aspetti funzionali, strutturali, sanitari, di sicurezza delle reti e degli impianti e delle infrastrutture di servizio. A seguito delle risultanze delle indagini geognostiche che hanno comportato una modifica dell'impianto ospedaliero con una nuova forma e rotazione del volume sul precedente impianto, ad oggi si sono svolte ulteriori interlocuzioni tra progettisti e ASP per la definizione del piano sanitario. È stata infatti avviata quindi la fase di trasferimento delle informazioni ai nuovi layout funzionali del piano sanitario per procedere con il lavoro di redazione del progetto definitivo, di fatto mutato in tutto il suo assetto organizzativo e tecnico. A seguito
di tali attività in corso, evidenziano da Palazzo San Nicola, la società di ingegneria ha chiesto di poter proseguire nel lavoro con la disponibilità di altri 60 giorni al fine di presentare il progetto definitivo rispondente a tutte le nuove istanze. Il RUP, in questo caso l'ingegnere Pallaria, accordando la richiesta, ha disposto quindi nella prima settimana di agosto, con un nuovo ordine di servizio, la data di consegna della fase progettuale definitiva per il 30 ottobre 2018. Grande chiusura ieri al Teatro del Castello di Roccella Ionica della 38esima edizione del Festival Jazz di Roccella. Ieri, mercoledì 22 agosto, è il gran finale di Rumori Mediterranei alla 38esima edizione di Roccella Jazz Festival. L'ultima serata al Teatro al Castello di Roccella Ionica ha esaltato al massimo il tema Italians di questa edizione, l'italianità come contributo tricolore alla storia del jazz, e lo ha fatto con due proposte diversissime ma che hanno un forte radicamento nostrano. Ad aprire Nick Nicolai con Stefano Di Battista e Jazz Quartet, una delle grandi coppie di artisti del jazz italiano che a Roccella ha portato una produzione originale pensata appositamente per il festival. Un connubio iniziato da anni che è cresciuto nel tempo anche attraverso progetti condivisi di grande spessore artistico. Di Battista è uno dei più grandi sassofonisti a livello mondiale, ma anche direttore artistico e raffinato arrangiatore di brani, mentre Nicky, con la sua voce superlativa, ha continuato a confermarsi una grande lady del jazz italiano. A Roccella hanno presentato una produzione originale intitolata Night and Day, con una scaletta che ha incluso alcuni brani cantati da celebri crooner italoamericani. Di consolidata esperienza i musicisti che li hanno affiancati: Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso, Roberto Pistolesi alla batteria e Aldo Bassi alla tromba. Come me voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non han padrone come me attorno a me. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò. Quello che sono l'ho voluto io. In chiusura, ma in prima nazionale, la Tunga Tungas Band dell'esplosivo percussionista argentino Minino Garay, che fu ospite di Rumori Mediterranei nel 2009 con grande successo. Il concerto è stato incentrato sulla riproposizione di El Quarteto, una formazione per musica da ballo nata dal connubio tra la nostra tarantella e il pasodoble di origine spagnola. Il quartetto fu formato a Córdoba nel 1943 da un immigrato del sud Italia, il contrabbassista Augusto Fernando Marzano, ma l'ispiratrice fu la figlia 17enne Leonor, che creò anche l'essenza del ritmo. Così la formazione fu chiamata Quartetto Caratteristico Leo, e Leonor si guadagnò una grande notorietà inventando uno stile pianistico caratterizzato dall'uso percussivo della mano sinistra, che ripeteva le note del contrabbasso del padre. La tarantella e il passodoble assunsero così la forma del Tunga Tunga, una musica ballabile che diventò popolare tra i nostri emigrati in Argentina. Nel periodo della dittatura fu ostracizzata dal regime e cadde in disuso per molto tempo. È tornata in voga a Córdoba negli anni 80 e a Roccella Garay ha riproposto una sua versione in chiave jazzistica, con una dedica al popolarissimo calciatore Dybala, che è originario della provincia di Córdoba, come lo stesso musicista e Che Guevara. Per mantenersi fedele al Tunga Tunga originario, Minino ha adottato gli stessi strumenti del Quartetto Leo, con i fidi compagni Lalo Zanelli al piano, Pajaro Canzani alla chitarra e alla voce, Jonathan Grande al basso e Christophe Lampidecca alla fisarmonica. Giorno di verde, mi porta.
giro de tu vida. Lo que te toca, te toca. Lo que te toca, te toca. Lo que te toca, te toca. Seguí, seguí bailando, no pares más. Lo que te toca, te toca. Lo que te toca, te toca. Y conocí el choripán. Conocí el choripán. Ahora entré en otro mundo donde soy un esclavo de mi cruel paladar. Hagamos un asado, tomemos fernet. Attività a margine dei concerti per quanto riguarda il Festival Jazz di Roccella Ionica con i vari seminari. Oggi parliamo di jazz e comportamento. Si è svolto nei giorni scorsi presso l'ex convento dei Minimi il seminario Jazz e comportamento a cura del professor Vincenzo Romania, professore associato di sociologia all'Università di Padova. Interessante ed innovativo incontro all'interno della rassegna culturale Roccella Jazz Campus, un insieme di masterclass, workshop, seminari, mostre ed eventi multimediali del 38esimo International Roccella Jazz Festival. Il professor Romania è stato introdotto dal direttore artistico del festival Vincenzo Staiano, che ha presentato l'esperto e studioso dei processi culturali a livello sia teorico che empirico, come cresciuto nell'atmosfera del Roccella Jazz, ed ha citato alcuni aneddoti dell'infanzia del professor Romania legati all'artista Chick Corea e al proprio al festival Rumori Mediterranei. Il professor Vincenzo Romania ha presentato il jazz come linguaggio, la musica come strumento universale di esprimersi. Egli, partendo da una carrellata della storia del jazz ed alternando l'esposizione alla visione e commento di brevi brani musicali e video, ha dimostrato come certe sonorità sono talmente radicate ed innate dentro di noi che non abbiamo bisogno di sforzarci per impararle e riprodurle. Ecco quindi, a conferma di questa teoria, la proiezione ed il commento del divertente esperimento del jazzista Bobby McFerrin, che durante una manifestazione ha dimostrato come la scala pentatonica sia universale e conosciuta da tutti. Il direttore artistico Vincenzo Staiano ha infine aperto il dibattito con l'interessante pubblico presente. Sono intervenuti per il comune il vice sindaco Vittorio Zito, che ha portato i saluti di tutta l'amministrazione e ha espresso la propria soddisfazione per l'andamento del Roccella Jazz Festival e di questi seminari ed incontri culturali proposti dal direttore artistico, soffermandosi sulla riflessione di un festival qual è il Roccella Jazz, che tiene a proporsi quale evento culturale diverso dagli altri per qualità ed originalità. Sono poi intervenuti il giornalista Vincenzo Fugaldi e la dottoressa Manuela Raschellà per la segreteria organizzativa del Roccella Jazz Campus, che ha sottolineato la proposta di realizzare anche in campo didattico, vista la sua efficacia inclusiva, gli studi e gli spunti offerti dal professor Vincenzo Romania. I miracoli di San Rocco, siamo a Gioiosa Ionica, siamo nel clou dei festeggiamenti, anche qui alcune particolari testimonianze. Mi chiamo Maria Casamassima e 3 anni fa non riuscivo più a camminare. Sono operata le ginocchia a Catanzaro e tutto mi è andato bene, perché io avevo correre il rischio di finire sulla carrozzella. Allora ho detto a mio figlio Fabiano: Fabiano, sei d'accordo che quando passano i tamburinari il sabato di San Rocco facciamo le melanzane? Lui, mio figlio, ha detto di sì, che mi accontenta in tutto. E allora da 3 anni fa li faccio sempre per loro. Non mi interessa il lavoro e tutto, niente. Lo faccio con amore per San Rocco, che mi ha dato la grazia. Allora, sabato di San Rocco, alla sera alle 11, quando già sono stanchi tamburinare e affamati, passano di qua. E così preparo melanzane, se c'è del vino, c'è la birra, c'è la Coca-Cola per i bimbi, con le frittelle, quello che vogliono. Ma lo faccio che voglio, proprio con affetto e con gioia, e non mi interessa i lavori e tutte le cose che faccio. Dalla devota di San Rocco ancora alla musica, ad una rassegna musicale che si apre, quella del Caulonia Tarantella Festival, ieri buona la prima con Evia.
L'incipit di un'edizione speciale come quella del ventennale non poteva che essere esplosivo per il Kaulonia Tarantella Festival. Chiusa la parentesi della sezione aspettando il festival che ha allietato il pubblico con il divertente concerto dei Carboidrati e permesso a tutti di ingannare l'attesa con le lezioni di tarantella tenutesi sul lungomare di Kaulonia Marina, ieri si è finalmente entrati nel vivo della kermesse vera e propria nel borgo antico di Kaulonia Superiore, aggiornando la formula vincente dello scorso anno. Anche con questa edizione il festival non sarà solo musica, ma un'esperienza immersiva che garantirà agli amanti della tarantella e della musica popolare un'esperienza tra musica e tradizione a 360 gradi. Per questa ragione ieri, mercoledì 22 agosto, la giornata è iniziata con l'inaugurazione del piccolo museo pratico e esperienziale dello strumento popolare, aperto tutti i giorni dalle 17.30 alle 21 presso la chiesa di San Michele, è in grado di far scoprire gli strumenti, le tradizioni e i suoni protagonisti di questa edizione del festival. Alle 18 poi Piazza Seggio è tornata a essere teatro delle lezioni di tarantella calabrese, pizzica salentina e balletto siciliano. A precedere il concerto di Piazza Mese, l'orchestra popolare calabrese guidata da Danilo Gatto e Antonio Critelli, che ha presentato un progetto a metà tra musica tradizionale e world music. E proprio con la world music è continuata la serata, che ha avuto come special guest il musicista spagnolo di fama internazionale Evia, famoso per aver inventato la gaita MIDI, una cornamusa elettronica, cioè con la quale è salito alla ribalta rivoluzionando la musica popolare ed esportandola oltre i suoi confini storici. Manifestazioni invece che si sono già tenute, ancora gioiosa Ionica con la tradizionale sagra del pezzo duro, il gelato locale. Il mio segreto tu saprai, un giorno o l'altro leggerai gli occhi miei, gli occhi miei. Anche se non domanderai, il mio segreto capirai, c'è chi mentire non può mai, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. Dimmi perché, ma perché, ma perché. Sì, questa è la 24esima edizione della Festa del Pezzo Duro, un dolce che merita dopo 24 anni ancora il giusto riconoscimento. È un dolce sul quale si investe tanto perché comunque rientra nei prodotti a marchio Deco, è un dolce dalle antichissime tradizioni. Riteniamo che questo sia il momento più importante per celebrare questa festa, questo momento di grande riconoscimento. Stasera la piazza è gremitissima, siamo contenti perché comunque la Proloco, che valorizza tanto questo prodotto, è riuscita ad avere un notevole successo. Una manifestazione molto attesa, un appuntamento tanto atteso, e lo si vede dalla grande partecipazione. È un prodotto che comunque questa amministrazione continua a promuovere anche oltre i confini, ovviamente, il nostro territorio, perché comunque viene spesso diciamo portato all'esterno, quindi anche quando si patrocinano altri eventi fuori dal nostro territorio. Sicuramente sulla tradizione dolciaria c'è tanto ancora da fare, c'è da creare maggiori e migliori sinergie con i produttori, con i pasticceri, per poter trovare la quadra e fare in modo che davvero questo prodotto possa esprimersi per quanto merita. Siamo davvero soddisfatti, un grazie davvero alla Proloco che fa ogni anno un ottimo lavoro per promuovere questo prodotto, grazie. E oggi è la 24esima edizione della sagra del pezzo duro, noi siamo come Proloco soddisfattissimi della riuscita, tanta gente nonostante le condizioni climatiche erano state non favorevoli, una serata eccezionale dove siamo riusciti a coinvolgere moltissima gente che è venuta da tutta la provincia e oltre.
siamo riusciti a vendere moltissimo gelato, quasi tutte le scorte che ci sono state date dai maestri gelatei gioisani. Un grazie particolare all'amministrazione comunale, a tutta la Proloco, ai volontari che si sono impegnati, e complimenti al gruppo di Mister Muscolo e i suoi estrogeni che hanno allietato una serata straordinaria. In questa splendida serata abbiamo avuto anche il piacere di ospitare il nostro presidente regionale, il dottor Filippo Capellupo, che è il presidente dell'UMPLI Calabria, che è stato con noi per tutta la serata, è rimasto soddisfatto, un'ottima accoglienza, e porterà un buon ricordo di Gioiosa Ionica, perché l'ha trovato un paese fantastico, pieno di gente e pieno di vitalità. Grazie al nostro presidente e a tutto l'UMPLI. Confermato presidente del consorzio di bonifica Arturo Costa. E Arturo Costa, il nuovo presidente del consorzio di bonifica dell'Alto Ionio Regino, ha ottenuto la rinomina dopo una serie di vicissitudini a seguito della scelta della Regione Calabria di commissariare l'ente consortile di Contrada Melissari. Per vedere riconosciuta la sua elezione ha dovuto attendere la sentenza del TAR Calabria depositata lo scorso 20 luglio, che secondo il parere della Coldiretti, espresso in una nota, ha ripristinato l'agibilità democratica al Consorzio di Bonifica Alto Ionio Regino. Dopo che si è insediato, il Consiglio dei Delegati si è proceduto all'elezione degli organi di governo dell'ente. All'unanimità è stato eletto presidente dell'ente consortile roccellese Arturo Costa. A maggioranza sono risultati eletti vicepresidente Marcello Murdolo e Giuseppe Perre. È stato indicato come componente della deputazione amministrativa. Sono stati invitati e hanno partecipato alla seduta il presidente di Coldiretti Calabria Pietro Molinaro, insieme al presidente dell'Ambi Calabria Marzio Blaiotta, il presidente del consorzio di bonifica Tirreno Regino Domenico Cannatà ed il direttore di Coldiretti di Reggio Calabria Pietro Siriani. Pietro Molinaro ha espresso grande soddisfazione per il ripristino dell'autogoverno nel consorzio di bonifica e ha rimarcato la necessità di un impegno straordinario per velocizzare il recupero dell'operatività dell'ente bloccata di fatto da un anno di commissariamento. Serve, afferma il presidente di Coldiretti Calabria, ridare protagonismo e smalto al consorzio sul fronte degli investimenti, poiché la non partecipazione al bando del piano irriguo nazionale ed in generale ai fondi europei ha indubbiamente segnato una forte penalizzazione per l'agricoltura del comprensorio. Arturo Costa ha sottolineato che l'impegno del Consiglio dei Delegati e degli organi di governo eletti sarà corale nel realizzare il programma di consigliatura illustrato ai consorziati nella fase elettorale del 2017. Per il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi, iniziamo subito con il taglio alto, il titolo sottotestata Rissa Diamante, 23enne ucciso a coltellate, il cosentino Francesco Augeri colpito con 3 fendenti in ospedale, un amico ferito. Figlio di un medico di Rende, il giovane era tifoso del Cosenza. Andiamo avanti, titolo centrale, sequestrato il canyon della morte, maltempo in tutta la Calabria, tromba d'aria nel Catanzarese, Reggio sott'acqua. Scattata l'indagine della magistratura, allerta ignorata, bacchettate e polemiche, vedete come si presentava ieri anche la città di Reggio Calabria dopo un'autentica bomba d'acqua, e qui le altre immagini che hanno colpito la Calabria per il maltempo, una tromba d'aria ha devastato anche il litorale di Catanzaro. Salvini, schiaffo a Fico, poi fa sbarcare i bambini, la Diciotti a Catania, ha zittito malamente il presidente della Camera, intervenuto a tutela dei migranti, il PM a bordo della nave, esseri umani trattenuti illecitamente. Per quanto riguarda le altre notizie ci spostiamo a Spalla, Reggio Edilizia in crisi, Ance e Comune provano a dialogare, Palmi, slitta a ottobre il progetto definitivo dell'ospedale. E ancora Gioia Tauro, Ponte Petrace in blacklist, ma è stato ristrutturato, non ci sono altre notizie importanti. Per quanto riguarda Gazzetta, subito il quotidiano, si parla della tragica rissa estiva di Diamante, giovane cosentino ucciso con un coltello, eccolo Francesco Augeri, 23 anni, figlio di un medico, è arrivato morto in ospedale. Allerta ignorata, scontro tra sindaci e protezione civile, sequestrate le gole del Raganello. Sì, la natura è bizzarra e gli uomini
Poi questo, dunque, è il punto di domanda. Poi c'è l'elogio del sismografo. Qui un volontario del soccorso alpino scala una gola. Diario della memoria, addio ieri a Congiusta, maestro di coraggio. L'ultimo saluto, i funerali ieri mattina nella città di Siderno per Mario Congiusta. Brancaleone, il compagno della mamma Simona, donna speciale, i due bimbi investiti dal treno qualche mese fa a Brancaleone. Vedete Parpiglia e Simona dall'acqua che migliora sempre di più all'ospedale di Reggio. Per un'ora in balia della tempesta, il maltempo che ha colpito il litorale regino, ma soprattutto la città dello Stretto, città allagata, paura e gravi disagi con decine di richieste di intervento. Strade come una laguna, auto trascinate via, bloccata la ferrovia, chiuso anche il museo dei bronzi. E poi come ogni mattina, staffetta per Riace, Riace sinonimo di accoglienza vera. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava il quotidiano del Sud, l'edizione di Reggio Calabria. Grazie per il gentilissimo ascolto. Vediamo che tempo farà nelle prossime ore in Calabria. Come vedete dalle immagini, insiste ancora il maltempo in Calabria, nuvolosità irregolare con piogge e temporali anche nella giornata di oggi. Situazione veramente difficile per quanto riguarda soprattutto il Regino. Le temperature sono stabili, 25 gradi. Grazie per il gentilissimo ascolto. È tutto per questo giornale, grazie per l'attenzione. Riepilogo. Maltempo, disagi in tutta la Calabria, stagione finita per i vacanzieri. Sequestrato il canyon della morte, adesso la parola passa alla magistratura. Saviano a Riace a difesa del sindaco lucano. Palmi, il nuovo ospedale, dovrà attendere slitta il progetto. Festival Jazz, ieri grande chiusura al Teatro al Castello. Caolonia Tarantella Festival, buona la prima, sonorità anche celtiche con Evia.